Ciao a tutti amici e bentornati in questa nuova puntata di Alien Isolation. Come al solito io sono Morush, qui con me come sempre c'è il fottuto, stramega fottutissimo, Matreus. Ma siamo sicuri che è Alien Isolation? Cosa dovrebbe essere? Matreus, di le regole invece di dire minchiate. Allora, volume al massimo. E butta via sto telefono del cane. Meglio se con un paio di cuffie e poi... andate a cagare dopo e spegnete tutte le luci. Appunto. Allora, eravamo rimasti qua. Segui Samuel. Samuel è andato alla Simpson Synthetic per chiedere ad Apollo di annullare l'aumento di livello di isolamento. Trovalo, aiutalo. Noi l'abbiamo trovato, era lì. Infatti, appunto. Eccolo qua. Era qua da qualche parte. Lì? Eccolo qua. Eccolo lì. Samuel, tutto bene? Tutto bene, Samuel? Sembra proprio di no. Facciamo il giro. Ripristina corrente. Ripristina corrente. Ripristina corrente, ripristina corrente. Questo ha staccato la corrente dappertutto. Cos'è sta roba? Oscilloscopio tarocco. Uno! Oscilloscopio. Qua la corrente c'è. Perché qua c'è Malano? Ma qua eravamo prima. Ma no, abbiamo fatto il giro. Ma dai, Matreus, abbiamo fatto il giro sbagliato. Ma Matreus, ma dai, ma... qua? Ma cos'è? Prende in giro, diventa verde quando ti avvicini, diventa rosso. Dai, Samuel, guarda, ti va bene che se non andate, se no ti sparavo dove dico io. Anzi, ti sparo lo stesso. Andiamo di qua. Però dopo. Qua. Là. Samuel, è troppo pericoloso. Ah, è scattato avanti. Samuel, non farlo. Dove va Samuel? Lo fai Samuel? Si vuole tipo resettare e diventare uno dei... degli androidi Z, secondo me. Ma perché? Per andare da Apollo. Se no non l'accettano. Apollo, l'infezione è stata espulsa. La creatura non è più a bordo. La stazione è al sicuro. Richiedo che le operazioni di contenimento dei rischi vengano sospese. Commissione. Apollo mi sta respingendo. Potremmo essere in pericolo. Apollo, non mi fai interfacciare. Oh no! Comanda! Devi disconnettere manualmente i sistemi. Per favore! Certo! Aspetta! Devi seguire la giusta sequenza! O il risultato sarà fatale per me! Sto accedendo ai diagrammi della Sixon! Togli prima il cavo rosso! Ok! Prima il rosso! La mano, evacuare! Il rosso? Qua c'è uno rosso, lo vedo! Sarà questo? Segui, dai, il cavo rosso. È rosso, no, è rosso questo qua. Di. Ora cerca il cavo blu. Lo vedi? Non è quello. Eccolo lì. Cavo D. Cavo D. Sì. Cavo D. No. Cosa di? Non riesco ad accedere ai diagrammi. Apollo sta rendendo le cose difficili. Dimmi che devo fare, Samuel. Infatti. Che sta succedendo? Ripley. Sono scattate le luci di emergenza. Non riesco a distinguere i colori. Ecco. Dovrei guidarmi tu. Il prossimo è attaccato a una presa elettrica. C'era una barella rovesciata di vicino. Non è quello. Eccolo, è quello, la barella rovesciata. Barella rovesciata. E noi la facciamo. Altri due, Ripley. Cerca un pannello aperto sul pavimento. Dovrebbe esserci un androide disattivato vicino. Lì, quello lì. Vedere, sì, nettamente. L'ho visto prima. Fatto. Vai, manca uno. Questo. Vai. E lascialo un po' soffrire, no?
Sto rimbambito. No! Tutto bene? Samuel? Sembra che stia bene. Sembra però. Sembra, ma non è sicuro. No, non sta bene. No. Forse ha bisogno di... Stai morendo. Parli come se io avessi mai avuto una vita. Ti ringrazio. Samuel. La navetta di Apollo è aperta. Appena arriverai al centro ti parlerà. L'hai fatto per me. Volevo che Amanda Ripley scoprisse la verità. È proprio così. Riccardo, se sei lì, rispondimi. Sono qui, scusa. Samuel è morto. Oh, si è aperta la porta. Ha aperto la navetta di Apollo per me. Vado subito lì e farò disattivare l'isolamento ad Apollo. Prendi la navetta privata per il centro di Apollo. Dobbiamo tornare indietro. Vai calmo, perché qua, se ti ricordi, c'erano gli androidi che secondo me li abbiamo sconfitti tutti, però non si sa. No, quelli lì sono ancora vivi. Non era di quel condotto comunque, mi sembra. Come pensavo, che peccato. Ma chi? E chi è che ha parlato? Sarà lei che ha parlato. Così. Faccio un bel giro largo. Andrò fino in fondo. Ma chi cacchio sta è parlando? È sempre lei, o pensa o parla bassissima voce. Ma, dov'è, non pensa, è proprio rimbambita. Ok, Matreus. Cos'è? Lì in quella stanza c'è il condotto. Cosa cacchio ci face? Prego. Strano cosa, chi? Chi cosa, dove, quando, perché? Strano, perché non abbiamo ancora incontrato... Ah sì, qua quando è caduto... perché non abbiamo ancora mai incontrato l'alien. E allora vuoi portare sfiga? Nei condotti, intendo. No, non riprodurlo. No, stavo raccogliendo l'etanolo. Salvataggino tattico. Tattico, proprio. Salvataggino tattico. Utilissimo il salvataggio lì. Utilissimo. Giochi di luce strani. Sai cosa credo? Credo che sia di sotto, però lì c'è un coso, perciò entriamoci. Non dirmi che siamo venuti qua per 15 pezzettini. Lì per terra davanti al cassone c'è qualcosa. Cassa acustica. Detonatore. Qui non c'è una bega. Boh. Allora non serve a nulla. Spegni la torcia tanto. Dobbiamo passare di qua. Sì. Basta guardare la mappa. Dobbiamo passare di lì. Oh, prova a cambia piano, R. È qua. Lì sì. Credo.
O è sotto o è ancora più sotto. Ripley, ho appena trovato qualcosa. È il nastro di un interrogatorio. Devi ascoltarlo. Fammi sentire. Sei Martin, giusto? Sì. Sono Taylor, dirigente di settore Wayland Utah. Ah, i pezzi grossi ora, eh? Niente ragazzine con sindrome da abbandono? Lascia stare, Ripley. Vuole solo scoprire la verità. Io voglio curare gli interessi della Wayland Utah. E io voglio uscire da questa cella merdosa. Magari possiamo accontarci. Magari. Questa conversazione è registrata, lo sai? Ho visto, la spia rossa è accesa. Voglio dei dati. La posizione del planetoide in cui avete trovato il relitto. Tutti i dati che possiede riguardo l'origine di quell'organismo. Posso darteli. Oltre a un modo per uscire da qui, devi solo liberarmi. Potrei accettare queste condizioni. Che cazzo? Taylor! Taylor! Fammi uscire da qui subito! Fammi uscire! Ma... chissà cosa c'è. Taylor? Ho sentito. Ma Taylor è l'altra che ci aveva accompagnato. Sì, mi sembra di sì. Che quindi ha liberato tipo coso là? Il prigioniero. Il prigioniero? Per farsi dire le cose, per farci... per non darci fastidio. Di là. Lì si apre. Lì! Transito privata di Apollo disponibile. Direzione centro Apollo. Non so se questa è. È l'unica che va. Beh, anche quella andava però. No. E cos'è che c'era scritto? Prendi la navetta privata per il centro di Apollo. Questa non andava. Vabbè, te tieni d'occhio l'androide là. È fermo. Non fartelo. Perché devi andare da lui? È fermo. Oh, proprio. Ah. Se ti dico che è fermo, è fermo. Però anche in effetti anche questa. Prova ad aprire la mappa un attimo. Però guarda, lì c'è la navetta per Apollo. Direzione, unità centrale di Apollo. Ok, allora è giusto quella che hai chiamato. C'è un cartello direzione Apollo. Ma erano questi. Si sta sto turu 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 tu. Mi sta facendo. Al centro Apollo, vedi? Mi ricordavo più o meno. Più o meno meno più. Caricamento, vediamo se ci piega 56 anni o no. No, strano. Incredibile, incredibile amici, incredibile. Strano, andiamo avanti. Strano, strano. Sei sul piano sopra il centro Apollo. Sì. Quest'area contiene tutti i sistemi di supporto di Apollo e il centro IA stesso. Apollo ha impedito a Samuels di disattivare l'isolamento a distanza, ma una volta dentro dovrebbe parlarti almeno. E va bene. Prova ad andare di qua. C'è un Sevasto Link. Che poi si chiama terminale, Cartella personale, niente. Condivisa, insieme per il domani. Questa è la solita storiaccia del cavolo. Però c'è un 3, Ho raggiunto Apollo per capire perché i sintetici stiano dando i numeri. Questo è un inferno. Apollo ha modificato i compiti principali degli androidi. E dopo aver ricevuto l'ordine, hanno ignorato la nostra richiesta di manutenzione. Il refrigerante è ovunque. Ci sono perdite di gas e l'ascensore di accesso principale è fuori uso. Ho inviato una richiesta di soccorso, ma prima della mia ce ne sono altre 44. I sistemi sono all'improvviso ossessionati dal contenimento dei rischi. Vado a cercare un passaggio per scendere. Spedding, passo e chiudo.
Chissà cosa diavolo è successo. Oh, di fianco c'erano le cassette chissà là. Chissà cosa diavolo è successo. Un bel po'. Hai sentito? Riportare subito ogni malfunzionamento del servizio. E adesso glielo riportiamo il malfunzionamento del servizio. Forse. Se rimaniamo vivi, si intende. Armi da fuoco individuate. Deve essere uno scherzo. Collocare le armi da fuoco sul nastro trasportatore. Sì, tutti i giorni lo facciamo. Figuriamoci. Poi basta, un arsenale. Tra l'altro dov'è che li teneva? Non lo so. Spero di non doverlo sapere. Ciao! Ma sono rimasti lì. Oh. Ho fottuto le armi! Apri! Non è che devi passare in quelli di fianco. Ah giusto, è vero, hai ragione. È vero, in effetti. Aspetta! Hai sentito che down? Riccardo, l'entrata è bloccata. I diagrammi che usavano per il tour dimostrativo di Sevastopol sono nei paraggi. Vedi se c'è un portello secondario. Controlla i diagrammi del tour dimostrativo di Apollo. Lo sai che se incontriamo un androide siamo nella cacca... Ah beh, no, abbiamo ancora il tonfo elettrico. Ma qua non c'è dobbiamo una vela. Dobbiamo tornare indietro, no. Ma dai. Ah no. Allora, è giusto. Qua c'è scritto. Controlla i diagrammi del tour dimostrativo di Apollo. Ah, ma saranno sul tavolo lì. E questi sono. Ok, vediamo. C'è un condotto elettrico collegato al centro Apollo. Posso usarlo? Pensi di passarci? Togli la corrente, fai dei respiri profondi, ti comprimi. Facile. Non verrò lassù a tirarti fuori se rimani incastrata. Dove disattiviamo andare? Il condotto. Non sappiamo il codice però qua. 4930 forse il codice che c'è scritto grosso come una casa. Salva. Aspetta, fermo, calmo. Infiltrarsi in un condotto attivo farà male però, no? Dovrò togliere la corrente prima. Okay. A me piace di più azzurro. Tanto salviamo la partita. A me piace di più azzurro comunque. No. Cosa? Ok. Andiamo di qua. Di qua, ho sbagliato. Sì, ma le mie armi. Ti pare che te le ridiano? Ma vaffangira sti rumori, qual è il caso? Mi sa che te le recuperi da solo qualche volta. Che cavolo, basta! Usiamo sto sintonizzatore, allora. Ecco qua, allora, l'orecchione. Il bambino che corre, dov'è il bambino che corre? Era giusto quello lì. Sbagliato. Stai dicendo, ma tre io. Era giusto quello. Ma non sei capace! No, orecchio. Aspetta, fermo, calmo. Rifacciamo. Allora, il ciubacapra qua, questo qua. Poi l'orecchio. Poi il cippolino qua e poi il l'omino questo qua. Che pipì. Riccardo, il condotto è disattivato per ora. Sono riuscito a vedere i diagrammi di Apollo. Credo che tu possa usare il condotto della turbina per entrare. È un androide. C'è un interruttore di emergenza per spegnere lì vicino, ma non dura molto. Dovrai entrare velocemente. Vabbè, stiamo qua. Capo, c'è qualcosa di strano nei tuoi androidi. La squadra a cui avevo chiesto di occuparsi degli asset e degli alloggi si è fermata di colpo. Blateravano qualcosa riguardo un ordine di contenimento dei rischi,
Hanno cercato di entrare nella mia cabina di controllo e poi sono spariti. So che mi lamento sempre di quei loschi bastardi pelati, ma ora hanno dimostrato davvero di bastardi pelati. Domattina ho una riunione col tuo capo, Spedding. Lo prenderò a calci nel culo. Così quando inizierà a prendere a calci nel culo te, saprai che sono da parte mia. Ah, però è una buona tattica per pigliare a calci nel deretano le persone. Comunque, a questo punto dovremmo tornare da qualche altra parte, infatti. Di qua, giusto, giusto, vai. Ho un attimo. Che bello, bello sto pavimento. Lo prendiamo in The Sims. Wow. Destra. 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 Vai. Volevo vedere cosa c'era. Andiamo a destra, poi a sinistra. Sinistra. È uguale alla cassetta, cioè uguale al posto di lì, ma non c'è il registratore. Allora è il cipollino qua, poi è questo qua che corre, questo che fa la pipì e l'orecchio. Perfetto, beccati tutti. Orecchio. La turbina è spenta, via lì. Se i sistemi di Apollo si surriscaldano, si riavvieranno. Dov'è? Dov'è? Non so se lo arrivo. Guarda dov'è. Ok, è lì dove hai guardato prima. Vai dietro, sali. Sarà davvero dura. Buona fortuna, Ripley. Man mano che vai in profondità il tuo segnale radio diventa più debole. Ti perderò presto. Ottimo. Tieni le dita incrociate per me, eh. Ci saranno un sacco di androidi Z laggiù, Ripley. Ah! Samuels si è sacrificato per farmi arrivare qui. Devo provarci. Era un tipo in gamba per essere un sintetico. Già. Sì. Va bene. Direi di salvare, Matreus. Te cosa dici? Io direi di non salvare, però vabbè. Ok, allora. Egli di fianco. L'entrata principale è bloccata. Idee sulla prossima mossa? Non ti sento, Ripley. Il segnale è debole. Perché mi rispondi? Oh, maledizione. Se mi senti, trova un altro modo per comunicare. Qualcosa non va. Ma non è il tuo auricolare, te l'ho detto prima. Trova la sala consultazioni di Apollo. Aspetta, apri la mappa. Oh, vedi, almeno abbiamo un'idea generale. Sì, sì, o vai di qua, o vai di qua. In ogni caso devi andare dall'altra parte. Quindi, Matreus, vuoi andare a sinistra o vuoi andare a destra? Destra, perché? No, sinistra, sinistra. Che, poi a sinistra che a destra? Ok, dicevi? Devo andare qua, no? Di qua? Right, right, proprio, eh. Hai la maschera antigas per le zone pericolose. Che bello! Bellissimo. Ci vediamo al terminale di Sevastolink. Allerta contenimenti dei rischi. Apollo vi chiede di pazientare durante allerta contenimento dei rischi. Attualmente a livello Omega, grazie. O Omega. Venduta! È appena successa una cosa incredibile. Sevastopol non è più sul mercato. Abbiamo una crea. Chi è che se l'ha comprata sta cadavere? Se questo posto venga smantellato, loro cambiano idea. Evidentemente, dopo tour e presentazioni senza fine, le trattative non si erano interrotte. Qualcuno al quartier generale della compagnia avrà schioccato le dita, immagino. È appena arrivato un messaggio di conferma e Apollo sta ricevendo un pacchetto con il nuovo regolamento, quindi l'accordo sarà ufficiale. Che rimanga tra noi finché non verrà annunciato agli azionisti. Tieni premuto R. Perché? Tieni premuto R. Tieni. Ma è già carica. Dobbiamo ricaricare dopo. Io passerei di là, eh. A
adesso, perché non so perché. Però quelli lì... Bello! Ok, allora qua la situazione è che se tu passi di lì o passi di qui arrivi sempre qui. Sì. Quindi, diamo... Uè. Vi muovete, eh? Noi abbiamo il tonfo elettrico. Ci ha visti? Dici che ci ha visto? Di sicuro. Per questo noi abbiamo il tonfo elettrico. Guarda, eh? Avossi? Dove? Dove? Dove sei? Ciao! Uè, testina di latta! Sì! Però quando succederà è troppo poi, tardi. Tra l'altro, vogliamo vedere. È nascondino, non lo sai. Tra l'altro, c'è un unico armadietto in tutta la stanza. Due ne arrivano. Oh mio Dio. E questo qua arriva nell'armadietto, eh! Perché? Esca fuori. Forza. Ovunque lei sia. Scusami, a nascondino te gli dici così ai tuoi amici. Uscite, sennò vi picchio. E se ne va, cosa vuol dire? E se ne va. Ma se ne va. Forza! E se ne va! Sti androidi se ne vanno! Che. Guarda, qua di fianco. No, no. Però adesso di là non c'è. Uno non ce n'è. Uno non ce n'è. Noi abbiamo il tonfa. Basta che non ce ne sia più di uno, noi siamo a posto. No! Sì, sei pazzo con un nemico vicino. Dopo poi bip 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 bip. Uè! Allora, noi dobbiamo andare di qua. Puoi usare la scala? Lì. Ma dov'è la scala? Lì. No. Buonasera. Non dovrebbe essere qui, aspetta. Vai te. Ciao, com'è? Di sicuro. Fammi vedere dove sono. Dritto. Vai. Sei arrivato. Perciò tranquillo. È il punto. Aspetta, davanti. Fermo. Calmo. Salva. Salva. Se riesci a tesserina estrai dopo. Là. Allora. Perfetto, davanti. Aspetta, c'è un oggetto. È badge. Il badge, ok. Allora, l'orecchio, il tetto spiovente qua, quello, questo che qua che piscia e questo qua che ride. Non so se stava ridendo, però sembra. Pannelli server del settore sinistro attivati. Pannelli server del settore destro attivati. Cerca la console di destra dei sistemi di sicurezza. Allora, destra, che però sul cartello c'è scritto left. Ah, lì è di sinistra. Ah sì, ci sono i due obiettivi.
Però di lì ci sono gli androidi, io andrei dall'altra parte. È uguale, ma Atreus, tanto dobbiamo farle tutte e due. Sì, ma prima andrei di qua, che di là ci aveva visto l'androide. L'ho pensato anch'io. Ce n'è uno! Lì! Dov'è? Ma lì, ma io pensavo il generatore, ma Atreus, ce n'è uno lì, m'ha detto. Mi dice anche. Non gli ha fatto niente il tonfa. È questa cosa. È la tuta. L'ho pensato anch'io. Poi mi fai, ce n'è uno lì. Ma allora, chi? L'androide? Io pensavo un'altra roba. E ne ho appena visto uno. Atreus, ma cosa stai dicendo? Tonfa qua non serve una mazza. Non in questa cosa. Non in questo frangente. Uno sta vedendo di qua. Ah, di fianco ce n'era uno. Di fianco dove? Di fianco alla porta. Nasconditi da qualche parte però. Tranquillo, mo mi nascondo. Comunque c'erano anche di là due nascondiglie. Visto. Mi sono nascosto, Matreus. Ma guarda dove arriva, magari sta arrivando verso di qua, no? Ok. Lo vedo là. Sì, peccato che non è qua dove dovevamo andare. No, papà! Scusate, amici. Non abbiamo fatto... Caccia maiala! Ma perché non sei tornato indietro normalmente? No, perché facciamo prima così. Ma! Allora, l'orecchio. Questo qua che non so cosa sta facendo. La DV, la V di V e la P di PP. Pannelli server del settore sinistro. Attivati. Pannelli server. Io andrei dall'altra parte. Salvi, Appena si sblocca. Puoi anche parlare. Appena si sblocca. È bello però il movimento che fa con il tonfa, prova. Fa così. Ugno, sembra rimbambito. Senza sembra. Lo è. Diventa verde, su. Allora, mentre aspettiamo che diventa verde. E così non va, Lo so. Codice di sicurezza di qua. Cosa facciamo? No, allora, là eravamo arrivati abbastanza agevolmente. Ci sono 4 o 5 ad attivare. In sequenza, stando attento che l'androide che fa i corridoi deve guardare dall'altra parte. Io ho un'idea però. Dilla. Adesso dice la minchiata. No. Se il tonfa non funziona, che cosa possiamo usare? No, ma ce l'abbiamo le robe, possiamo lanciargli addosso una molotov. La granata EMP. Sì, ma anche la molotov. Ma la molotov abbiamo già provato che non fa nulla. Fa, brucia lo stesso la molotov. Sì, ma te ne servono 4 o 5. Ma va, ma lì rallenta. Comunque sì, possiamo usare anche quello lì. Fidati, usa la granata EMP che li stordisce e te li colpisci. Mi è sembrato che era lì dietro. Ma chi? L'androidi. Ma che strano. Mi è sembrato di vedere Ripley. Non utilizzarla adesso. La granata EMPP. Perché qualcosa mi dice che ci trova? Anch'io lo penso. La pensa che ti ha visto. Torna indietro. No. S. Sono già tornato indietro.
Ecco. Lei è intrattabile. Ok, non funziona. Ok. Non funziona, no. Non funziona. Ho provato. Cos'era? Non va un cacchio sto coso. Sì, no, dai, però. No, ma questo. Quello viene, viene. Cioè, se, però se si mettono così io non è che posso fare i miracoli della tecnica, eh. Se poi va bene, ok. Dai, dove vai? Dimmi dove vai. No, si è preso fuoco. Magà, ha lanciato la morta, ma addosso si è lanciato. Cos'è che... Com'è che ha preso fuoco? Si è lanciata la molotov addosso, tipo così. La lanciata che era... E si è bruciata. Secondo me... Ma Ripley... Tipo... Allora, Ripley, stai facendo ridere i polli, stai facendo... Cioè, cosa mi rappresenti nel mondo? Cioè, dimmi cosa mi rappresenti, Ripley. Alien Isolation. Qualcosa che non va? Ah, ecco. Un po' nascondersi per sempre. Ho già trovato. Già trovato, sì. Se li accendo uno di questi per accendere i sistemi. Li accendi subito. A quanto pare. Stenizzatori sulla cupola. Oh, vacca boia. No. Lì nel coso. Il canale canaloso. Mi segua, prego. Certo, tutti i giorni voglio seguirla. Mio Dio. È Apollo. È una cupola. È Apollo. È una cupola. È Apollo. Attenzione, ecco qua. Sì, ciao! Aia, ma Treius... Scusami. Ma no, ma ha staccato l'audio! Non sento più niente! Non sento più niente! Aiuto! Ok, adesso sento. Allora... Io sento delle... dei passi. Da qua non possono entrare. Allora, okay, qua dice... Okay. Cos'è che ha scritto? Cerca di ridurre il livello di sicurezza di Apollo. Ah, devi... probabilmente... non so. Io lo so. Non penso se andare dall'altra parte a fare la stessa cosa. Dici di no? Secondo me no. Proviamo. Cioè, proviamo. No, infatti sospenti. Ok. Secondo me dobbiamo trovare qualcosa lì. Eccolo lì, no. Batteria scarica. Cioè, il visore acceso, batteria scarica. Vabbè. Vabbè. Forse è dentro di lì. Salva, salva. Cos'è che hai fatto? Hai fatto tipo... Sono spostato lateralmente. Prova? Ancora, è con control. Ma ti sposti pure avanti. Ma lascia stare. Però... Secondo me dobbiamo entrare dentro questi cosi. Aspetta. Qua. Aspetta. Dobbiamo entrare dentro questi cosi qua. Aspetta però. Là c'era un punto che era rotta la ringhiera. Proviamo, vediamo dov'è. Lì. E cosa ci non faccio? Pippe. Nulla. Ci faccio pippe. Secondo me dobbiamo entrare dentro qua. Vabbè, cose più difficili, no? Ma è subito qua, guarda, la porta è lì. Ma di lì non c'è nulla. Cosa sto dicendo? La porta è lì. Ma di lì vedi qualcosa tipo terminale? Sì, in quella stanza lì c'è un terminale o qualcosa che ci può servire. Che ne so io? Eh no, è dall'altra parte il terminale... Però non lo so.
Ma magari qua su... No, ma a parte che qua dove arrivavamo prima. Mentre dall'altra parte dove abbiamo preso la cosa gas. Guarda però che ci sono... Ah, i punti esclamativi sono questi. No, no sono no? I condotti. Sono i condotti. Sì, perché fare il codice così è impossibile. Cioè... Non ce la può fare nessuno. O lo sparo a caso, lo sparo a caso, Matreus. Nessun segnale. Ho sbagliato già il primo. No, no, cioè bisogna fare qualcosa. Ma qua non c'è niente. No. Allora prova ad andare da qualche parte. Però di qua c'era... Aspetta, c'era un pulsante che brillava lì di fianco. È vero, usa il pulsante. Che cacchio fa? Ah, lo tiene aperto. No, si è chiuso adesso però. Non so cosa cavolo possa servire una roba del genere. No, infatti. Allora, io direi proviamo. Batteria scarica, magari adesso non te la dà più batteria scarica. Adesso che hai premuto. Perché non dovrebbe darla così? Però è vero, non la dà. Freccia sinistra, destra per bilanciare... Questo non l'ho mai capito. A bilanciare i valori. Non sono bilanciabili. 31 non lo puoi bilanciare. Ma questo non l'ho mai capito. Che cacchio vuol dire bilanciare i valori? Rifacciamo. Magari cambia. Bloccato o sbloccato? No, bloccato. Ah, ok. Proviamo là. Quel gioco lì non l'ho capito, cioè è una roba illogica veramente. Secondo me dovevi leggere. E l'ho letto! Pure di qua è bloccato. È bloccato sì. Secondo me hai fatto qualcosa di giusto e... A caso? A caso, sì. Comunque qualcosa lì di bloccare, sbloccare, fa schifo. Cioè quel gioco lì fa schifo. Però sì. Questo, poi... questo qua, poi c'è la V, e poi c'è questo, l'ho perso, e poi c'è il bambino! Consulta Apollo. Apollo? È quello lì Apollo, eh? È quell'enorme scatola. Ho capito, mica sono rimbambito. Aspetta, mo dovrei andare di qua. Sicuro, è comparso un ponte tipo. Eh sì. Secondo me tipo si apre a metà. Può essere. A pelle il figlio d'Apollo fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vengono a galla per vedere. Palla di pelle, pollo, fiata, pelle, figlio d'Apollo. Tutto sto casino si è sposato un centimetro. Sì. Apollo? Apollo, questa è famosa in Alien, questa astronave qua. Cioè questa cupola qua. Tu gli fai le domande e lui risponde. Sevastolink 2 praticamente. Fermare gli androidi. Negativo. Ordine particolare 939 in corso. Cos'è? Wait Lutani? Risponde, stronzi. Possiede questa struttura. Ordine di acquisto ricevuto in data 21-11. Due giorni dopo la partenza. Stai scherzando. Cos'è l'ordine 939? Infatti perché non mi hai chiesto prima? Priorità assoluta. Proteggere esemplare. Mantenere la stazione in quarantena. Interrompere le comunicazioni. Ogni altra considerazione è secondaria. Non è sulla stazione, cazzo.
cosa. Negativo. Le scansioni del reattore non sono... Quindi? Non sono verificate le scansioni, ok. Ispezione al reattore centrale. E dov'è sto reattore centrale? Lì. Lì o sotto? O qui. Esce dalla parte inferiore del nucleo di Apollo. Salva. Perché non ci ho capito nulla. Anch'io. Abbiamo fatto bene a salvare. Ah! Ci sono le scale. Abbiamo fatto. Ma va a fa' giro, va, rimbambito! Tra l'altro Ripley scende una un piolo su un piolo no. Hai capito? Sì, ho capito. Scende un piolo sì, un piolo no. Olè, 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 olè. Sì, poi è tutta sbarellata. Vabbè. Sì, si muove un po' troppo in effetti. Se va sto link. Se va sto link, c'è solo un Sevasto, sì. Peppere peppe, se va sto link. Oggi è tutto malato. Interazione primaria di Apollo. 11-11-2000, classe interazione umana. Va, fa giro. Richiesta di comunicare intraziendale ricevuta. Messaggio inviato ai rappresentanti della Weyland Yutani. Accettato e monitorato. Classe, rapporto incidente ufficiale coloniale. Avvio di misure di emergenza temporanea al centro medico San Cristobal. Ah, ok, sono in ordine di cosa è successo. Classe, interazione esterna. Ordine di acquisto ricevuto. Pacchetto. Va, fangivir. Pacchetto di regole delle operazioni. Weyland Yutani ricevuto, verificato e installato. Classe, rapporto incidente all'ufficiale coloniale. Avviso di misure di emergenza temporale al centro medico di San Cristobal. Non ci sono ulteriori informazioni. Scansione di stazione attivata secondo la direttiva. Classe, allarme e contenimento dei rischi di estensione del reattore non verificate. Ordine particolare 939 avviato. Eccolo qua. Priorità assoluta. Proteggere l'esemplare. Mantenere la stazione in quarantena. Interrompere le comunicazioni. Classe, registrazione degli arrivi a Sevastopol. Nuovi abitanti registrati da Apollo tramite lo staff di sintetici. Amanda Lipley, cioè noi, livello 2. Nina Taylor, livello 4. Christopher Samuel, livello 3. Sacrificabile. Cioè lui o tutti? Sarebbe sacrificabile lì, se scrive lì. Classe, allarme e contenimento dei rischi, minaccia dell'esemplare rilevata nel laboratorio del progetto KG348, allarme e contenimento dei rischi innalzato Omega, ecco questo qua deve essere stato quel pistola là. Non smuoviamolo, è la Samuels, non smuoviamo le acque. Spedding, sono Ransom, con l'acquisizione della Weyland Yutani è di vitale importanza che il trasferimento della scatola nera si svolga senza intoppi. Non ci saranno dirigenti importanti e non sapranno niente dell'acquisto. Ma che succede se sento parlare di un problema di persone scomparse? Non voglio creare problemi, e nemmeno tu. Cerchiamo di non smuovere le acque, non vogliamo proprio che ci ripensino. Quindi Matreus, abbiamo una sorta di registro di quello che è successo. E si incupidisce tutto. Questa mega puntata, Matreus, di Alien Isolation. Mega puntata. Ma, sai cosa ti dico, Matreus? Che per questa puntata è tutto. Vi voglio ricordare, come state amici, di iscrivervi al canale, mettere mi piace, ovviamente, e commentare. Suspense! Fate conoscere il video anche ai vostri amici, condividendolo tramite Facebook, Twitter e facendolo vedere tramite i vostri cellulari. Da Amorugi è tutto, ciao e al prossimo video. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, sono Amon Rouge, che ti ricorda di iscriverti al canale se già non lo sei, cliccando sul quadrato di fianco alla freccia rossa. Ma dove stai guardando? Sì, proprio lì, di fianco alla freccia rossa, nel quadrato di YouTube, bravissimo, esattamente lì. Perfetto, ricordati di mettere anche un bel mi piace se ti è piaciuto il video e ovviamente di commentarlo, mi raccomando. Puoi anche condividere questo video tramite Facebook oppure tramite Twitter. Ciao e al prossimo video. Ciao!